Vabbè, look, facciamo conoscenza di questa associazione. L'associazione Creare Insieme. Sì. La nostra associazione è un'associazione che si occupa di creatività a 360 gradi, nel senso che usiamo tutti i materiali possibili con varie tecniche e crediamo che lo scopo della nostra associazione è quello di diffondere le arti tecniche figurative, iniziando dai bambini dai 6 anni fino agli anziani. Perché crediamo che le tecniche figurative e pittoriche e manuali sono molto importanti, soprattutto anche per lo sviluppo psicofisico dei ragazzi. La nostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro, possono partecipare tutti quanti, non abbiamo nessun problema accettare persone di qualsiasi religione, qualsiasi cultura, qualsiasi età, va bene l'importante sì. È avere quali caratteristiche deve avere le persone che si avvicinano, vogliono cimentarsi nelle arti pittoriche figurative, vogliono dare spazio alla fantasia, perché comunque con queste tecniche manuali uno escono fuori degli artisti che magari loro non quindi anche se, neanche di, se potenzialmente di essere, anche, avere queste, questa creatività, si possono avere delle potenzialità senza saperlo, anche quindi, perché oggi con tutte le tecniche moderne di computer, PSP e quant'altro, i bambini hanno poca manualità, soprattutto nelle cose proprio nel toccare, nel manipolare, in quello che può essere toccare oggetti diversi, sì, manipolare, creare anche da non nulla, anche con il DAS hanno difficoltà anche a tenere un pennello in mano, perché purtroppo il progresso è bello, però riduce un po' la creatività e lo spazio e la libertà dei bambini in questo senso. Ma si può apprendere quest'arte, sì, oppure bisogna essere per forza? No, assolutamente portati. No, perché molte volte ci siamo resi conto che alcuni bambini che sembravano che non avessero predisposizione verso la manualità. Sì, poi c'è stata un'esplosione di manualità, di creatività, i bambini si sono divertiti, noi comunque abbiamo fatto progetti sia in casa a scuola con le scuole aperte, abbiamo fatto progetti con le case famiglia, presso altre associazioni. La vostra sede dov'è? Così la sede è a Battipaglia. Qualcuno è interessato? La nostra sede è a Battipaglia. A chi può rivolgersi e dove? La nostra sede legale è a Via Domodossola. Per quanto riguarda Via Domodossola 78. Per quanto riguarda noi, dove svolgiamo i nostri corsi, noi lo svolgiamo principalmente presso le altre associazioni che ce lo richiedono, presso alcuni punti vendita che si occupano di decoupage, di vendita di prodotti proprio legati alla creatività, presso le scuole. Quest'anno siamo stati gentilmente ospitati dalla scuola Menna, che ci ha messo a disposizione il laboratorio artistico tutto l'anno, per cui sono venuti anche da esterni a fare i laboratori presso la scuola. Si fanno dei corsi quando iniziano? Ci sono i corsi, sì, i corsi si fanno tutto l'anno, quindi in qualsiasi momento possono accedere ai corsi, previa prenotazione, facciamo corsi più svariati, quindi non è che abbiamo una scaletta di corsi, a seconda della richiesta noi facciamo i corsi. Quindi l'età più o meno l'età per iniziare vanno, o per no, no, l'età va dai 6 anni e possono arrivare. Noi abbiamo fatto corsi anche con persone di 80 anni. Quindi può essere anche un buon è aperto, è una La nostra associazione è aperta molto a tutti, non prevalichiamo niente, anche perché facciamo corsi di tutti i tipi, quindi dal ricamo, dal cucito, pittura su stoffa, pittura su seta, ceramica e quant'altro. Insomma, usiamo sia materiali pregiati che anche materiali di riciclo, perché abbiamo fatto anche progetti di riciclo nelle scuole. Quindi, per farvi conoscere meglio nel territorio, noi speriamo molto che l'amministrazione vi dia qualche... Speriamo molto che Battipaglia riesca ad allargare soprattutto alle associazioni che hanno voglia come noi di divulgare la creatività, o comunque di creare anche momenti di aggregazione, visto che negli ultimi anni a Battipaglia c'è stata
poca attenzione da parte dell'amministrazione, quindi vuoi per vicissitudini politiche per cui non abbiamo avuto mai un mondo di riferimento. Un punto di riferimento, sperando che diciamo da quest'anno le cose possano cambiare, che Battipaglia possa un assessore alla cultura, insomma, farebbe bene all'associazione. Soprattutto, a parte insomma creare anche punti di aggregazione, perché le associazioni hanno anche questo scopo, comunque di creare aggregazione, di avere un punto di riferimento anche per persone che non sanno dove andare, quindi creare un hobby, trovarsi un hobby e poter insomma stare anche insieme agli altri. Vabbè. Visto che gli anziani sono anche molto penalizzati. Il laboratorio ci siete tutti i giorni, in estate, state chiuso? Noi lavoriamo tutto l'anno. Ah. Diciamo che previa prenotazione, telefonandoci, ci sono i numeri di telefono sui Deplan che noi di solito facciamo distribuire proprio per farci conoscere meglio, quindi anche in questo senso ci possono trovare. Stiamo creando, fra poco avremo il nostro sito internet, quindi potranno accedere anche su internet al nostro sito, quindi magari avere possibilità di conoscerci, conoscerci meglio. Va bene, allora ci diamo l'appuntamento nel laboratorio, così sì. Vediamo anche appena realmente. Avremo la sede definitiva vi inviteremo per farci conoscere meglio. Va bene? Grazie.